Ciao ragazzi, un attimo che metto in moto la macchina, eccoci qua. Ciao ragazzi, appena finite le partite di Champions League, e stasera faccio un breve inciso perché chiaramente l'argomento del giorno oggi è Mauro Icardi. Facciamo un breve inciso sulla Champions. Il Tottenham, specialmente nel secondo tempo, come devo dire, sfata il mio secondo pronostico. Io avevo pronosticato il Borussia vincitore per 1-0, ma il Tottenham con un grande secondo tempo, diciamo che ha ipotecato la qualificazione. 3-0, penso che ci sia ben poco da fare. Ritorno, probabilmente rientrano anche Kane e Dele Alli, quindi vabbè. Così come ipoteca il passaggio del turno in Real Madrid, ma qui francamente c'erano pochi dubbi, ragazzi. Il Real Madrid era e resta la favorita numero uno per la vittoria finale. Morto, tutti che lo danno per morto, ragazzi. I primi sei mesi di stagione il Real Madrid si riposa ed esplode da febbraio in poi. Oramai lo conosciamo, come conosciamo come vanno certe cose. Ok, chiusa parentesi. Voglio parlare di Mauro Icardi. A quanto pare, stando a quello che ha dichiarato Spalletti in conferenza stampa, è stato il signor Mauro Icardi a rifiutare la convocazione per la partita di Europa League con il Rapid Vienna. Sinceramente questa storia sta assumendo i contorni di una commedia. Cioè, praticamente già il discorso della fascia di capitano, l'errore è stato a monte, l'errore è stato dargliela la fascia di capitano, ma una volta che gliel'hai data cosa fai capire? Cioè, a meno che non è tutto studiato per mandarlo via, e se è tutto studiato per mandarlo via a prescindere dal comportamento inqualificabile di Mauro Icardi. Perché se tu vieni convocato, vai e ti presenti, no? Che dici, mister, non mi va. No, non esiste, caro Maurico. Stavo dicendo, sembra quasi, cioè questo gliele hanno perdonato il libro, gli hanno perdonato tutto. Perché secondo me non si spiega solo con l'arrivo di Marotta tutto questo. Qua o stanno, un'ipotesi potrebbe essere che stanno preparando la squadra per Conte, per Antonio Conte. Però se ci ricordiamo la prima Juve di Conte, perché quello è il paragone che bisogna fare con l'Inter di adesso, perché è una squadra che non dico che deve ricominciare da zero, ma siamo lì. Se vi ricordate, la campagna acquisti della prima Juve di Conte fu una buona una campagna acquisti molto movimentata. Ci furono molti arrivi: Pirlo, Vucinic, Vidal, Mate e Quagliarella già c'erano. Insomma, l'ossatura venne acquistata già nell'estate del 2011. Ora, il problema dell'Inter, Mauro Icardi a parte, è nel centrocampo. Brozovic sta giocando un'ottima stagione. Brozovic è un calciatore che a me piace molto, a personalità, e Spalletti, bisogna dare merito a Spalletti di averlo collocato nella sua giusta posizione. Brozovic, ma tolto Brozovic il resto è un pianto greco. Gagliardi, cominciando da Nainggolan, sì, ha fatto una discreta partita, ma il Nainggolan, sapete tutti che il Nainggolan di Roma è distante anni luce da quello visto anche a Parma. Stavo dicendo, il resto del centrocampo dell'Inter è un pianto greco. Nainggolan, Gagliardini, Joao Mario, Vesino, cioè con questi lo stesso Conte fa poca strada, perché è vero che ha fatto un europeo con Parolo a centrocampo, però è anche vero che ai quarti di finale sei uscito, e va bene.
Questa può essere un'ipotesi che, mandando via l'elemento destabilizzatore, cioè Mauro Icardi, Marotta stia preparando la squadra per Antonio Conte. Però ora bisogna vedere i cinesi cosa ne pensano. Bisogna vedere cosa ne pensano i cinesi, francamente, perché qua c'è da rifare, come ho detto prima, tutto il centrocampo nell'Inter. La difesa credo sia a posto, non a posto, a postissimo. E poi le fasce importantissime nel gioco di Conte. A Samoa, la sua età, e dallo stato attuale, piccolo lutto, scusate, a Samoa è il migliore acciaccato, vecchio a tutto, è il migliore dei terzini che ha l'Inter, degli esterni che ha l'Inter. Conte giocherebbe con un 3-5-2, credo, perché hai i tre centrali forti. Però non so se i cinesi siano disposti a fare tutto quel mercato, perché oggi come oggi all'Inter, per essere almeno paragonabile alla prima Juve di Conte, dovrebbe acquistare, via Icardi chiaramente, dovrebbe acquistare una punta o due. Vabbè che c'è Keita Balde, che non ce lo vedo nel gioco di Conte. Dovrebbe acquistare almeno due laterali per fascia e poi sondare le intenzioni di Perisic. Un altro centrale di difesa, cioè è un'ipotesi il discorso Icardi della longa manus di Antonio Conte. È un'ipotesi, può essere come non può essere, per un semplice motivo, perché Zhang dovrebbe svenarsi per fare la squadra a Conte e non lo so quanto sia disponibile a farlo. È un'ipotesi. Tornando ai Cardi, lui ha sbagliato alla grande, perché tu ti convocano, tu rispondi alla chiamata, giochi e magari a giugno dici: cara Inter, mi hai tolto la fascia, da questo momento puoi andartene a fare in culo a costo di stare in tribuna. Però non lo so, è una situazione talmente ingarbugliata, una situazione talmente incasinata, talmente ingarbugliata, talmente tesa, che due sono le strade: o l'Inter crolla definitivamente o l'Inter farà un signor finale di stagione. Però sinceramente, con un Icardi a neanche mezzo servizio, perché parliamoci chiaro, è vero, come ho detto in altri video, che Icardi ha reso secondo me il 40% delle sue reali potenzialità, ed è anche vero che un Icardi adeguatamente stimolato secondo me può fare la differenza in molte squadre. Purtroppo si è venuto a trovare in una situazione nella quale ha anche le sue colpe, ma secondo me le responsabilità del caso Icardi sono da ricercare, lo dico per l'ennesima volta, nel morattismo. Io do tutto me stesso per il miglior giocatore della squadra, un po' come era il Napoli con Maradona, ma Maradona era Maradona, e poi da solo faceva ben poco anche Maradona a Napoli, sì, ha vinto gli scudetti, ma Maradona aveva accanto Giordano, aveva accanto Careca, aveva accanto Alemão, aveva accanto De Napoli, aveva accanto Bagni, aveva accanto Crippa, Ferrara, Francini, cioè non è che giocasse con degli scarponi, eh. Tornando ai Cardi, Icardi è l'ennesima vittima del morattismo, idolatrato fino a un certo punto, poi usato e gettato. Certo, lui sia sua moglie non sono, diciamo, esempi virtuosi di bon ton calcistico, di educazione, di rispetto e tutto il resto. In campo, ribadisco la mia opinione, magari venisse alla Juve domani, magari. Una coppia del futuro, Icardi Dybala, mi intriga non poco, sinceramente.
Non lo so, non so cosa pensare. Certo, per molti interisti questa è una liberazione, opinione rispettabile, ma non è colpa di Icardi, è colpa di una società assente, una società senza personalità, una società che non sa che pesci pigliare. E ora con Marotta sta conoscendo un po' d'ordine, ora vedremo che tipo di ordine si instaurerà. Comunque, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Soprattutto iscrivetevi al canale, anche voi cari amici interisti. E fatemi sapere cosa ne pensate. Pollice in su, anche in giù. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!